Allora, siamo con Nicola Manfredelli. Abbiamo Nicola intervistato qualche minuto fa il tuo fratello sindaco e in coda all'intervista ha detto delle cose veramente molto belle, molto profonde. Permettimi di dire anche con una sottile commozione. Io ho colto questo aspetto nella conferenza stampa che si è svolta poc'anzi qui e nel convento. Ma veniamo innanzitutto al fatto del giorno, no? Che è questa inaugurazione di questa casa, come è stata ribattezzata, perché dicevamo con il sindaco all'inizio magari c'era un'idea un po' non diversa, ma insomma un altro modo di intendere questa struttura. L'idea della casa certamente è un concetto caldo che sa di accoglienza. Sì, è vero, ovviamente io sono molto grato a mio fratello per le parole che ha espresso anche rispetto al contributo che è stato dato nello sviluppo di questa iniziativa, ma io credo che il valore di questa iniziativa va molto oltre ovviamente i rapporti, gli affetti che ci possono essere in una dimensione come giusto che sia a livello di comunità piccole come le nostre, ma che ragionano in grande. Io credo che la cosa più importante è proprio questa, cioè una piccola comunità che è stata capace di ragionare in grande mettendo insieme le esperienze che ognuno aveva maturato e anche con la predisposizione di un'amministrazione che ha voluto cogliere le sollecitazioni a sperimentare una progettualità che una volta tanto era fortemente collegata e dipendente dalla valorizzazione delle nostre tradizioni culturali identitarie. Quello della dieta mediterranea è sicuramente un tema di grande interesse. Bisogna far presente che per la prima volta in Italia il 4 dicembre del 2010, cioè 15 giorni dopo il riconoscimento ufficiale da parte dell'UNESCO della dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell'umanità, qui a Rivello facemmo una grande iniziativa anche di carattere scientifico per avanzare questa proposta che oggi trova concretizzazione. In sostanza Antonio e l'amministrazione hanno sintetizzato bene, cioè è uno dei pochi esempi in base al quale un riconoscimento immateriale acquista anche la caratterizzazione e la dimensione materiale, perché come giusto che sia innesca processi di sviluppo, di crescita legata all'economia. Nicola, tu hai un know-how non indifferente, ti conosciamo, sappiamo le tue visioni, no? Legate allo sviluppo della Basilicata, in particolare ci permettiamo di dire sul settore agricolo, sul settore turistico, sul settore culturale e ovviamente anche sul settore imprenditoriale. Proprio su questa questione noi abbiamo chiesto anche al sindaco la questione della gestione, perché poi alla fine, Nicola, il tema, insomma, il punto è questo, perché le amministrazioni pubbliche, le varie organizzazioni possono aiutare, no? Possono stare vicini a chi poi materialmente porta avanti delle idee, però la qualità di questi gestori faranno poi la differenza e probabilmente decreteranno, non dico la vita e la morte di un'idea, però quasi. Diceva il sindaco, guardiamo all'Europa, sarà un bando che ci permetterà di dialogare con chi ha esperienze davvero internazionali, e sarà così? Auspichi questo, Nicola? Ma guarda, fino a un certo punto io auspico questo, perché dobbiamo sempre essere capaci noi di coniugare il locale con il globale, quindi come tutto ciò che ha una dimensione planetaria però non è sganciato dalla realtà territoriale e quindi come diventa uno strumento di crescita e di sviluppo. Ovviamente in questo campo io ho maturato anche, come si sa, altre esperienze, ad esempio in questa decennale, ultradecennale della Gran Cia, dove ora siamo avviati esattamente su questa strada, cioè da una forma di gestione un po' paternalistica e a volte diciamocelo anche clientelare, a una forma di gestione sostenibile sia nella qualità, ma sostenibile anche dal punto di vista proprio della
economicità dell'iniziativa stessa. Quindi ci vogliono indubbiamente delle competenze, ma le competenze non devono andare a discapito della qualità dell'idea progettuale. Quindi la nuova sfida è esattamente questa. Io credo che sia giusto che anche la politica e le pubbliche amministrazioni prendano finalmente a cuore un approfondimento di come si assicuri un sostegno anche pubblico alle iniziative che hanno interesse collettivo, senza che però questo diventa assistenzialismo fine a se stesso. È una bella sfida. Io credo che se è impostato correttamente, noi ancora una volta in Basilicata abbiamo le competenze, le intelligenze, le capacità per sperimentare questi modelli innovativi, perché poi in sostanza di cosa sto parlando? Sto parlando di sperimentare dei nuovi modelli a fronte del fallimento dei modelli precedenti, che erano quelli della spinta industrializzazione che avrebbe risolto tutti i problemi di una piccola regione. Abbiamo verificato che così non è. Dobbiamo allora modificare alcuni aspetti, partire dal territorio, partire dal protagonismo delle popolazioni, ma dargli una valenza progettuale e di modernità forte, in modo da poter realizzare progetti sostenibili e duraturi nel tempo. Nicola, ultima domanda, vorremmo farti tante domande, ma chissà che magari in qualche occasione, Mario, quest'estate ci può essere anche la possibilità di un momento per poter approfondire ulteriormente. Noi ti conosciamo come una persona molto pacata, molto garbata, però a noi non è sfuggito, andiamo un po' un attimo fuori tema, ma non so quanto fuori tema poi alla fine, rispetto anche a quello che hai detto qualche istante fa. Noi ti abbiamo incontrato sul Monte Sirino e c'era questa bella manifestazione sulla transumanza, però abbiamo notato, noi facciamo le riprese in quell'occasione, in quella domenica, e abbiamo notato una tua tensione, un momento così anche forse probabilmente anche di non dico scoraggiamento, ma delusione per come veniva probabilmente impostata una certa linea. Ecco Nicola, se noi non abbiamo concordato questa domanda, se ti va di rispondermi te ne sarei grato. Sì, certo, assolutamente, io non ho difficoltà a dire che è una fase che anche sul piano individuale ognuno di noi vive in modo particolare, perché ci accorgiamo che siamo in una situazione particolarmente difficile, per alcuni aspetti ha un capolinea alcune volte che si intravede. Quindi io non perdo occasione, a volte anche andando oltre quelli che sono le sfaccettature caratteriali, nel dimostrare, contestare un approccio che ritengo molto sbagliato da parte della pubblica amministrazione, delle istituzioni regionali e della politica regionale, che io credo possa aver fatto tesoro anche degli avvenimenti ultimi per invertire un senso di marcia che era un senso di marcia che mortificava le competenze, le capacità, la libertà, la partecipazione, il protagonismo, prefigurando tutto a tavolino, anche forzando le regole e le normative, anche sui bandi pubblici. E questo l'ho voluto manifestare e testimoniare anche in quell'occasione. E se mi è permesso una piccola ancora nota polemica su un aspetto rispetto al quale io in perfetta solitudine e disperazione per 10-15 anni ho cercato di portare avanti l'aspetto della transumanza, nella completa disattenzione anche da parte delle istituzioni. Non c'è niente in contrario che adesso ognuno si metta la medaglina, però quello non è la soluzione, quella è una strumentalizzazione e io la contesto. Invece richiedo una programmazione, una strategia, una condivisione, un protagonismo vero, in quel caso degli allevatori, perché senza quel mondo non si va da nessuna parte, ma quel mondo da solo non basta, e quindi noi dobbiamo essere capaci di far diventare progetti di comunità la valorizzazione delle nostre risorse. Semplicemente questo nel caso della transumanza, questo nel caso dei bandi pubblici, questo nel caso dei bandi sulle filiere, sui progetti leader. Io sono stato molto critico
critico, spero che ci sia la volontà e la possibilità di fare adesso un passo in avanti necessario, altrimenti noi manteniamo questa realtà ancora una volta inespressa rispetto alle sue grandi potenzialità, che sono non soltanto quelle produttive e paesaggistiche, ma anche quelle della fantasia e dell'intelligenza dei suoi cittadini. Da 1 a 10 un voto alla manifestazione sulla transumanza al Monte Sirino, organizzata tra l'altro da un lagonegrese che vive a Washington, quindi anche così c'è anche una particolarità. Ma io sono di parte su questo aspetto e quindi do il massimo dei voti quando si tratta di manifestazioni come quelle. Ovviamente è una bella manifestazione, forse dobbiamo trovare il modo per creare un circuito meglio funzionante tra Lago Sirino, Pesco Pagano, la Collina Materana, insomma c'è un'intera regione che è piena di storie di transumanza e le dobbiamo valorizzare mettendole insieme e facendo diventare anche questo un fattore di grande attrattività verso la nostra realtà, la nostra regione, che non lo dobbiamo dimenticare. Se si gioca la carta della combinazione tra il turismo e la ruralità e l'agricoltura, sicuramente può sperimentare percorsi molto soddisfacenti per il futuro, che ci possono dare dei risultati migliori rispetto a quelli che abbiamo registrato finora.